Salve a tutti youtubers, Filippo Fiorenza qui. Salve a tutti youtubers, il vostro Filippo Fiorenza qui con una nuova recensione. Questa volta appunto parliamo di, sì, finalmente la prima puntata della quarta stagione di Better Call Saul. Per chi non lo conoscesse, Better Call Saul è lo spin-off e anche, diciamo, prequel di una delle serie più famose degli ultimi 10 anni, anche 20 anni, o 15 anni, appunto stiamo appunto parlando di Breaking Bad, serie ideata appunto dallo stesso Vince Gilligan, appunto ideatore sempre di Breaking Bad, cast praticamente che ritorna in un certo senso in questo spin-off di Better Call Saul, appunto, con personaggi come Gustavo Fring, Tuco e Mike e tanti altri. Ebbene sì, la prima puntata della quarta stagione parte come consuetudine, ovvero con un flashback tutto in bianco e nero di Gene, che in questo caso, a causa di un malore, incomincerà ad essere particolarmente paranoico, per poi finire ovviamente nel presente, dove abbiamo il personaggio di Jimmy che, arrivato a un certo punto, avrà una notizia che lo turberà particolarmente, che lo porterà sfortunatamente alla depressione. Se da un lato abbiamo il personaggio di Jimmy, ovviamente verso la seconda parte della puntata abbiamo appunto quello che sono, diciamo, la vita, la gestione, il lavoro di altri personaggi come quelli appunto di Mike e di Gustavo Fring. Si può notare particolarmente in questa puntata che, diciamo, la serie si sta gradualmente portando a livello di storia a quello che appunto sono gli inizi di Breaking Bad. Ancora abbiamo solamente un nocciolo piccolo di quello che può essere, però secondo me durante questa quarta stagione si delineeranno molti punti di quello che sarà il futuro della serie. Serie che secondo me, secondo un mio punto di vista, arriverà secondo me a una massimo quinta stagione per poi, credo, concludersi. Perché ormai, per come si sta delineando la storia, ormai, diciamolo francamente, manca poco per la conclusione di Better Call Saul e l'inizio di Breaking Bad. Ora non so sinceramente come verrà sviluppata tutta quanta la storia. Better Call Saul non finisca con una quinta stagione, o perlomeno si integri, si mescoli con quella della serie principale e continui, però ovviamente non snaturando l'intera opera, perché finora questo prequel, questo spin-off, come lo volete chiamare voi, si sta comportando veramente bene. Non ha niente a che invidiare con la serie principale. Quindi io sono qui, il vostro Filippo Fiorenza vi saluta, grazie per aver visto fino ad ora tutto quanto questo video, che sta durando un bel po'. Mettete mi piace al video, l'ho detto, condividetelo, ancora non l'ho detto, iscrivetevi al canale, ancora non l'ho detto, e ditemi se anche voi avete visto dei miglioramenti, dei peggioramenti nella serie, se pensate che la serie stia andando bene, male, tutto quello che volete qua sotto nei commenti. Ci vediamo la settimana prossima con una nuova recensione, ciao!